sindaco poi a nome di tutta la comunità consegnerà proprio con la fascia tricolore anche le chiavi di questa città, proprio per questo legame forte con la Madre del Signore, che sempre entra nella vita di ciascuno di noi e vuole non solo accompagnarci, ma anche chiedere la benedizione del cielo. E allora benediciamo questo stendardo perché questa benedizione possa scendere non solo su un segno esterno, ma anche su tutte le famiglie che compongono questa comunità. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra. Per tuo dono è germogliata in Cristo la libertà dei tuoi figli. Nei solchi della pazienza e del sacrificio, tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comandamento dell'amore e doni loro il tuo spirito, perché liberi da ogni forma di oppressione, costruiscano per le generazioni presenti e future un modello nuovo, giusto e fraterno, di abitare la terra. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Torno delle chiavi, l'affidamento della nostra comunità alla Vergine Santa. Grazie. Buonasera a tutti. Io volevo ringraziare Don Roberto per averci dato nuovamente l'opportunità di partecipare a questa bellissima cerimonia che si rinnova ogni anno, quella del regalo dell'olio santo per le lampade votive che l'amministrazione porge in dono ogni anno alla Maria Santissima dell'Aquila. E quest'anno in particolare è gradita e piacevole la presenza a questa manifestazione perché vi è un altro momento importante, quello dell'inaugurazione del nuovo Confalone della nostra comunità. A tal riguardo voglio ringraziare Carletto Pagano, nostro concittadino, che gratuitamente, gentilmente ha voluto farci dono di questo restauro, un restauro che io sentivo il desiderio di fare, perché era un confalone vecchio, consunto, purtroppo il decorso del tempo tende a consumare qualsiasi cosa. Però il rinnovo e restauro di questo confalone significa per noi il rinnovo e il restauro delle nostre speranze per una comunità migliore, perché io voglio che la mia comunità, la mia città abbia sempre una speranza di miglioramento. E questo, le nuove vestighe di grano, l'uva, rappresentano anche i simboli della provincia di Caserta, voluto che fossero presenti all'interno di questo confalone perché Frignano e a piena ragione parte di una provincia che è una considerata sempre terra laboriosa, la terra di lavoro, quello che un tempo veniva detto terra di lavoro. Quindi ringrazio tutti quanti, ringrazio principalmente a Carlo Pagano per aver restaurato questo confalone e mi è gradita l'occasione per rendere omaggio alla madre delle madri, alla regina delle Marie, alla nostra Madonna e soprattutto rendere omaggio e auguri a tutte le Marie,
tutte le Marie che soprattutto rappresentano l'emblema delle madri che si ispirano tutte insieme, tutte quante alla Madonna Santissima dell'Anima. Quindi grazie per questa occasione che ci avete dato, un ringraziamento soprattutto a Carlo. Buonasera. Tutti consacrati, i bambini non ancora venuti alla luce,
e quelli nati in condizioni di povertà e di sofferenza, i giovani alla ricerca di senso, le famiglie che vivono in situazioni difficili, gli anziani, i malati, i carcerati, i senza tetto e senza lavoro, quanti sono senza speranza, gli artisti e i giornalisti, gli uomini del lavoro e della scienza. O Madre, ti affido il futuro che ci attende, chiedendoti di accompagnarci nel nostro cammino. Siamo uomini e donne di un'epoca straordinaria, tanto esaltante quanto ricca di contraddizioni. Aiutaci ad operare le scelte che promuovono l'evangelizzazione e la dignità della persona umana. Ti preghiamo, fa che possiamo sempre progettare traguardi alti e impegnarci tutti per poterli raggiungere. Metti nelle nostre coscienze la sede per i valori che contano, la sacralità della vita, la pace delle famiglie, l'amore per gli altri. Sostieni i nostri passi perché possiamo aprirci ai fratelli e camminare insieme a chi ci sta accanto. A te umilmente chiedo di assistere tutta la diocesi con la provvidenza che questo tuo popolo ha sempre invocato, soprattutto per le famiglie che mancano del necessario e per le tante persone che sono andate via dalla nostra terra per cercare lavoro. Libera, o Madre, questa nostra terra dai lacci del male, dell'odio e della delinquenza. Assisti coloro che governano le nostre città, le autorità civili e militari, perché tutti possano attuare il bene comune. Implora per noi il Figlio tuo diletto, perché doni a tutti in abbondanza lo Spirito Santo, come è avvenuto nella prima comunità di Gerusalemme, stretta attorno a te nel giorno di Pentecoste. O Madre, ti consegno questo cuore, contenente le richieste e le suppliche di questi tuoi figli. Conosci le loro sofferenze e le loro speranze, assistili nelle quotidiane prove e fatiche, e dona loro pace e serenità. A te, aurora della salvezza, regina da sempre di Frignano, madre radiosa del principio, donna della Pasqua, accompagnaci nel nostro cammino, perché sotto la tua guida incontriamo Cristo, il crocifisso risorto, luce del mondo ed unico Salvatore. Amen. Salve, o Regina. Madre di misericordia, divina dolcezza e speranza nostra, salve. A te rivolgiamo essere figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangendo in questa valle di lacrime. O Suscrivo, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordia.